Ciao a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Lele Colli e sì, la Juve vince passeggiando sui cadaveri dell'Udinese. Abbiamo vinto, stravinto e strameritato e stradominato, cioè la Juve ha dominato, ha giocato bene, la partita perfetta. Perché? Allora, la partita, più della partita, post partita. La Juventus, si sa, l'ho detto ieri, lo ripeto adesso, ha una squadra totalmente devastante perché ha tre formazioni, avendo una panchina lunga con tre formazioni, quindi cioè è possibile che veramente una Juve può perdere così, perché è una squadrona, cioè abbiamo uno squadrone pazzesco. L'Udinese non ha fatto praticamente niente, nulla, zero, cioè non ha fatto niente. La Juve era proprio surclassata, cioè proprio devastata, abbiamo asfaltata, demolita, non ha fatto niente. Abbiamo tenuto il gioco dall'inizio alla fine. Incredibile, ma vero. Perché l'Udinese, va bene che le squadre piccole non vanno mai sottovalutate, ok, però la partita che ho visto allo stadium, sono appena rientrato qua, dallo stadium, che ero a vedere la partita allo stadio, cioè la Juve ha dominato, ha giocato bene, una partita perfetta, incredibile, grande Higuain, cioè il primo gol di, mamma mia, il primo gol di Higuain e Pepita, passaggio di Dybala, la gioia, e Pepita, gioia, Pepita, bim, pam, pum, bim, pam, pum, bim. Tiro gol, cioè passaggio qua e passaggio là, cioè un gioco, cioè, il primo gol è fantastico, strepitoso, è uno gol, perché cioè, facevano subito, cioè Higuain passava Dybala Higuain, Dybala, la gioia è Pepita, tiro gol, cioè è pazzesco il primo gol, incredibile, cioè firma così, a bocca aperta. Che cazzo ho visto? Ma dai, poi anche grande Dybala, doppietta, su rigore. E non, gran gol, poi di Dybala, ovviamente. E Diego Costa sempre su rigore. Cioè, una partita così, cosa possiamo tenere? Cosa possiamo avere? Paura? No, perché la Juve è stradominata. Cioè, la formazione è quella. La squadra c'è. C'è sempre uno pronto a entrare, a essere sostituito, entra, esce uno, se c'è pronto un altro. Quelli non è che giocano poco, giocano tanto. Peccato che non c'era CR7, CR7 Airlines, ma va bene, doveva giocare le persone, cioè i giocatori che non giocano mai o giocano poco, poco minutaggio. Ma porca puttana, cioè, porca puttana, cioè palobarese. Cioè è così. Cioè la Juve ha dominato, l'Udinese non ha combinato niente, zero, solo un tiro in porta, su 7 tiri totali, cioè, io non ci credo, veramente, incredibile. Comunque raga, siamo passati ai quarti di finale, aspettando la partita di domani fra Roma e Parma, e vedremo chi vincerà, così almeno sapremo il quadro completo dei quarti di finale. È l'avversario della Juve che sarà la prossima settimana. Non è che aspettiamo 2-3-4, no. E quarti di finale già subito la prossima settimana. Siamo già alla prossima settimana ai quarti di finale. Quindi ci saranno già le altre partite in programma. Io mo non so quale partita vedrò domani, che è l'unica, cioè sarebbe l'unica Roma-Parma. Però la vedrò e voglio vedere l'avversario della Juve della prossima settimana, perché giocheremo in casa, mi sembra che giocheremo in casa o in trasferta, non lo so, vedremo, sperando che il Parma fa il miracolo, perché la Roma può farci male, però il Parma se va avanti meglio. Le altre partite di oggi, clamorosa la Fiorentina che batte l'Atalanta, la sorpresa Atalanta viene sbattuta fuori dalla Fiorentina, l'Atalanta fuori, incredibilmente, quindi sorpresa della Coppa Italia, la Fiorentina che butta fuori l'Atalanta, che nessuno se l'aspettava. Il Milan vince 3-0 con la Spal, passeggia anche lì sui cadaveri dei Spallini,
La Juve domina 4-0 l'Udinese, aspettando la partita di domani. Va bene, ci sta. Ok, però una partita così, spero che andrà avanti giocando sempre così bene. Se già la Juve giocherebbe e gioca sempre così bene, 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 non ce n'è per nessuno. C'è un avversario che ci può fermare. Che la Juve sfonda tutto, spacca tutto e vedrete che nessuno ci fermerà, almeno spero. In conclusione, raga, la Juve stravolge e demolisce, asfalta sui cadaveri e passeggia sui cadaveri dell'Udinese per 4-0. Gol di Pepita Higuain, Eurogol, splendido gol. Dybala, doppietta e da Gal Costa sul calcio di rigore. Va bene, va, è sempre forza Juve perché non aiuto così, sono contento. Quando gioco così io sono felice, strafelice. Va bene, va, il video è finito qua, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, mi piace, il link è in descrizione dei miei social, quindi troverete tutti i miei social nell'info box qua sotto, mi raccomando seguitemi su tutti i miei social perché è molto importante per me, mi raccomando. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando. Seguitemi attivando la campanellina, sempre se c'è la possibilità, se no la legge Coppa mi ha devastato, oltre ai commenti, la sezione community, anche la campanellina per i feed. Vi saluto, buon proseguimento di giornata, serata, nottata. Bye guys, bacio le colli e sempre forza Juventus!